Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase «Alexa apri podcast domande». Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Parliamo oggi di infermiere di famiglia e infermiere di comunità. Con il decreto del Ministro della Salute numero 77/2022, in relazione agli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, ha previsto la figura dell'infermiere di famiglia o comunità all'interno delle case della comunità. La figura dell'infermiere di famiglia è stata prevista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, nel 2000, attraverso il documento The Family Health Nurse, Context, Conceptual Framework and Curriculum che introdusse un nuovo tipo di infermiere, l'infermiere di famiglia, individuato come componente di un team multidisciplinare di operatori sanitari per il raggiungimento dei 21 obiettivi per il XXI secolo stabiliti dall'OMS Europa nel 1998. Dopo aver visto l'iter normativo e gli spunti da cui nascono queste figure, diamone però una definizione più precisa. L'infermiere di famiglia, secondo l'OMS, è colui che aiuta gli individui ad adattarsi alla malattia e alla disabilità cronica, trascorrendo buona parte del suo tempo a lavorare a domicilio della persona assistita e della sua famiglia. Proprio sull'aiuto al nucleo familiare è incentrato il suo lavoro e sotto il profilo organizzativo il modello prevede che l'infermiere di famiglia sia responsabile di un gruppo predefinito di famiglie. L'infermiere di famiglia è, in breve, il professionista sanitario che fornisce ai cittadini gli strumenti assistenziali utili per sostenere il peso di una malattia o di una disabilità cronica direttamente sul territorio e nello specifico all'interno dell'ambiente familiare. L'infermiere di famiglia e comunità è un professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, con conoscenze e competenze specialistiche nelle cure primarie e sanità pubblica. Non è l'assistente di studio del medico di medicina generale, non è assunto da questo, né toglie nulla delle prerogative di diagnosi e cura al medico di famiglia, ma è una figura professionale che insieme ad altre figure professionali forma la rete integrata territoriale. Prende in carico in modo autonomo la famiglia, la collettività e il singolo. Ma in particolare cosa fa l'infermiere di famiglia? Il suo ruolo è quello di promuovere salute, prevenzione e gestire nelle reti multiprofessionali i processi di salute individuali, familiari e della comunità all'interno del sistema delle cure primarie. Ha un ruolo anche nel promuovere salute, educazione sanitaria per la persona sana e la famiglia e la comunità e insegna l'adozione di corretti stili di vita e di comportamenti adeguati. Secondo le indicazioni FNOPI nell'ambito della prevenzione, l'infermiere di famiglia dovrebbe coprire tutte le fasi della prevenzione primaria, ovvero agendo su tutti quei fattori di rischio di malattia attraverso l'educazione sanitaria sui fattori modificabili come la dieta, la lotta al tabagismo, l'attività fisica, ecc. Secondaria, la promozione di test di screening ed esami previsti per diagnosticare precocemente le malattie. Terziaria, modello post-acuzia che include tutti quegli interventi utili ad evitare le riacutizzazioni di malattie croniche. Infine agisce con interventi di assistenza infermieristica diretta in caso di necessità. Ma come si diventa infermiere di famiglia o comunità? La formazione dell'infermiere di famiglia, invece, sebbene deve rispondere a degli standard condivisi internazionalmente, non è stata ancora formalizzata per legge. Quindi i percorsi potranno essere diversi, da master universitari, al corso di formazione interno, fino alla previsione di percorsi universitari dedicati a questa importante figura. Attualmente il mercato e i professionisti stanno rispondendo a questo vuoto normativo con iniziative imprenditoriali. Terminiamo invitandovi a approfondire su internet questo tema e figura professionale, la quale pensiamo sarà sempre più protagonista delle professioni di cura. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community.
Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.